quarto di finale. Dall'altra parte della rete c'è l'americano Robbie Ginepri per incontrare in semifinale David Nalbandian. Comincia con un servizio vincente. Sicuramente il servizio è lato dal campo piuttosto seccato, perché era andato vicino a battere Federer. 40-0. Bravissimo. Uno pari. Dal punto di vista fisico Ginepri è tornato sicuramente ad alti livelli e per lui è fondamentale. Sì, è fondamentale perché non ha, diciamo così, un braccio per poter competere, braccio di ferro da dietro, allora in quel punto lì credo che non dovrebbe accusare più di tanto, insomma, la differenza. Sul cambio di ritmo sicuramente il braccio di Federer è di un altro. E l'ace sulla palla break. Henman si spaccia per essere un grande gentleman, un grande sportivo, tutta feccia, tutta immondizia e tutta... Insomma, mi sembra un po'... insomma, detto da quel pulpito, sempre. Mamma mia, spaventoso questo dritto di Ginepri, 0-30. Gli altri giorni era dal terzo match. Sì. Oggi invece essendoci solo... Quindi secondo e terzo. Secondo, terzo e quarto. Anche il quarto? E due serali stasera, no? Ma hanno letto presto? Forse devono uscire. Ma... Ah, ecco, quello è più probabile. Viene a rete a prendersi il 15, Federer. 15-30. Era riuscito in qualche modo, arrangiandosi Ginepri, a rimediare con la risposta. Poi è arrivato il dritto. Un altro ace. 3 punti consecutivi, Federer. Non risponde male però Ginepri, eh? Ma avevamo già visto ieri con Robredo, solo che con Robredo tutto sommato... Sul servizio, insomma, ecco, questa seconda qua che vediamo adesso, insomma, è bella carica, bella profonda, quindi molto più difficile l'esecuzione di oggi rispetto a quella di ieri. Secondo turno di battuta consecutivo. Fa fatica. Che seconda ha dovuto giocare. Gli porta al punto. Vantaggio Federer. Qua il nastro, sì, aiutato dal nastro, ha aiutato Ginepri. L'americano, però in ogni caso aveva giocato un buon passante molto violento, sì, e poi questo anche buono, e poi vedi aveva coperto in ogni caso bene l'incrociato. Buon inizio di partita di Ginepri. Ecco, questi sono, sì, comunque è il cambio di ritmo, cioè rovescio in back, poi accelerazione col diritto. Adesso tutti fanno come Savi, quando la moviola gli dà ragione è dice brava. Ok, vedi com'è, quando gli dà torto allora dice ma non funziona bene, guarda il segno è qui eccetera. Ecco. 15-0. Aveva risposto ancora una volta Ginepri. E poi c'è una cosa secondo me importante a sottolineare. Quando, perché se tu sei numero uno, numero due del mondo con queste regole, nel momento in cui arriva un qualcosa di diverso, ma per quale motivo devi accettare? Va benissimo così. È il numero 40 che dice no, vediamo se con questa nuova regola, questo nuovo sistema, questo nuovo atteggiamento eccetera, magari posso migliorare la classifica. È come il coach... Il passante di Federer che con la risposta un po' corta
ha messo in difficoltà Ginepri. Se per certi versi io credo che lui, se avrà l'opportunità, comunque proverà proprio a... Questi del Real. Non doveva giocare col Barcellona. È vero. Cappello è così... ha fatto allenamento generoso. Al mattino. Cannavaro che ha dato la maglia, la sua maglia numero 5 del Real, a Federer che ha incontrato più o meno tutti quelli del Real. Sare commette degli errori. Aggredisce con la risposta Federer. Subito a segno lo svizzero il break che lo porta 5-3. Gran risposta di Ginepri. Risponde con un ace Federer, il terzo a due punti. Ah! Risolve più violentemente di quanto ci si potrebbe aspettare Federer. Beh, questo è un gran passante, Questo è un gran passante. 40-30, 40-30. Sempre set point. Questa volta non riesce l'americano a controllare e quindi Roger Federer in poco meno di mezz'ora cambiando marcia negli ultimi tre giochi. Mamma mia. Accelerato. 0-15. 0-15, la 15. Aspettato Ginepri, poi sceglie lungolinea, 15 pari. Altro punto con il dritto Federer, 15-30. 15-30, 15-30. L'arbitro deve sempre, in ogni caso, aspettare un secondo prima di dare il punteggio. Non è grave, secondo me, in questo match con questi giocatori, però... Che bravo anche qua. Mamma mia, Ginepri. Che 15. Federer deve fare un po' comunque, 40-30. Però Ginepri aveva chiesto il charge. E se l'è cavata Ginepri, ha cercato una soluzione a sorpresa con la smorzata, però Ginepri non se l'è cavata male. Sì, è una smorzata un po' troppo alta sulla quale è arrivato bene Ginepri e si è... Andato dalla parte giusta Federer. Non è stato attento Ginepri, il passante di rovescio. Qui si era aperto bene il campo l'americano, a questo punto poteva scegliere. Era lì ad aspettarlo Federer. Sì, era lì ad aspettarlo, poi però... Bellissimo! Altro contropiede. Trovato un angolo fantastico. Dal centro del campo ad uscire, è tornato a spingere Robby Ginepri. Tutti i giornali, può essere anche divertente. Quindi però... tu per il bene del tennis avresti preferito come raccattapalli i bambini piuttosto sì, che le perché, modelle? Sì, perché mi ricordo quando ero io ragazzino avrei che rovescio Ginepri. Il più bel regalo che avrei potuto ricevere sarebbe stato quello di fare raccattapalli, non so, a Nicola Pietrangeli. Ecco, quindi... 46.
se lui avesse preferito una modella. Mia. È andata, è finita sotto il tappeto praticamente, come la polvere questo back, eh? Ma non è da nascondere però come la polvere. No. Questa è da farlo. 15-0. E 15 pari. Cominciamo a essere in un momento del set in cui 29. Federer potrebbe cercare di sottrarsi a quel suo tran tran quasi tranquillo, quella velocità di crociera. Io non li voglio, l'ho sempre detto che non li voglio. Che angolo. Era già stato bravo Ginepri a recuperare. C'è però sul colpo successivo. 30 pari, 3 pari, 30 pari. Primo diritto impressionante. Al volo Ginepri. Che coraggio. È un punto molto importante. Non so cosa c'entra Zimone Giocannavaro, comunque va bene. Mi farà da chaperon, mi sfiderà. Bravo Ginepri ancora molto una bravo. Volta. Altra palla del 4-3 per lui. Gran Riga. Servizio. 40-0. Un po' adagiato al ritmo, eccetera, non ha più cercato lui soluzioni aggressive. Adesso siamo praticamente alla stretta finale, quindi o riesce, come dire, a dare una scossa. Quindi, ieri ne ha 22, ma non è che tutti i giorni sono uguali. Insomma. Questa esce? No, rimane in campo. Si era fermato sì, anche lui. Sì, anche lui si era fermato. No, no, Ginepri non fa una piega. Non chiede nessun tipo di verifica. No. Sì. Un esperimento di Ginepri. Sì, beh, ha provato a sorprenderlo sullo 0-40. Splendido il contropiede di Federer, rimasto fermo Ginepri. Sì, qua ha disegnato proprio la perfezione. Colpo di polso. Ma challenge infatti, chiede sì, sì. Ginepri, sembrava Riga. Cosa buona questa. Riga piena infatti. Ace ha segnato tiebreak. Il terzo del torneo per Federer. I due precedenti li ha vinti ieri contro Söderling. Però con che facilità guadagna la rete. Mini break a favore di Federer. 1-0. Molto aggressivo. Mini break confermato, grazie soprattutto al servizio. Gran contropiede. Bello. Ritorna sotto Ginepri. 5-4 però per Federer. Può appoggiare la palla e Federer è entrato. Questo dritto non l'aveva colpito bene Federer. Ci arriva? No. Ma non ci arriva Ginepri che poi
con una bella dimostrazione delle sue capacità atletiche, facendo sorridere anche Federer. Si deve arrendere, un Federer sicuramente non al meglio, non il miglior Federer del torneo, non all'altezza delle partite che hanno preceduto questo suo approdo in semifinale a Madrid, ma un Federer QB quanto basta per battere in due set Robbie Ginepri. 6-3, 7-6 il punteggio. Dovrà fare qualcosina, molto più di qualcosina domani per avere la meglio.